Andiamo. Ti do 3-2-1. Porta. Andiamo alla posta di te. Grazie. Grazie, Stefano. Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra conferenza stampa di presentazione dei dati sulla povertà in Italia 2022. Sono Davide Colombo, direttore dell'ufficio stampa. Con me c'è la professoressa Monica Patesi, che è il capo del Dipartimento di Produzione dell'Istituto, e la collega Cristina Freguglia, che è la responsabile, della direttrice centrale, responsabile delle statistiche sociali del welfare. Presentiamo oggi, 25 ottobre, i dati sulla povertà assoluta nel 2022 in un momento del calendario diverso da quello che è consuetudine, perché, come sentirete tra poco, le stime di quest'anno sono state effettuate con importanti aggiornamenti metodologici, che sono stati messi a punto in lunghi mesi di lavoro da una commissione di esperti. Tra poco avrete tutti i dettagli. Come al solito, le regole di ingaggio sono che i colleghi in collegamento possono fare domande durante e dopo le presentazioni dei dati alzando la mano su Teams, io darò la parola. I dati, il report è stato diramato in questi minuti, alle ore 10, come da calendario. Abbiamo accompagnato una sintesi dei punti principali, dei risultati principali, per comodità dei giornalisti dell'agenzia. Vedo che sono 24 i partecipanti collegati, quindi do la parola a Monica Patesi per un'introduzione. Il presidente dell'istituto è in arrivo, dovrebbe raggiungerci nel corso dei lavori. Prego Monica, grazie. Grazie a te Davide, buongiorno a tutti. Devo dire che è con una certa emozione che do inizio alla presentazione dei risultati sulla povertà assoluta. Sono risultati importanti e una sfida per l'Istituto che già dal 1998, unico in Europa, e questo mi fa piacere sottolinearlo, ha iniziato a studiare il fenomeno, a definirlo e a produrre nel seguito poi statistiche fino ad oggi. I risultati di oggi sono il risultato, scusatemi, di un'innovazione metodologica. Infatti il nuovo metodo è stato approntato tramite lo studio e la collaborazione di una commissione di esperti che ha lavorato nei 2 anni passati presso l'Istituto. Questi esperti sono non solo interni a Istat, ma anche esterni appartenenti a università. Non le cito tutte, ma devo dire che sono le sedi che fin dall'inizio hanno accompagnato l'Istituto nello studio dei migliori metodi per rilevare la povertà assoluta. Il 7 novembre vi invito tutti all'evento di presentazione dei lavori della Commissione. Sarà una giornata intensa nella quale potrete avere risposte a tutte le richieste sulle innovazioni metodologiche introdotte, in particolare sul paniere dei beni considerati. Detto questo, è mio piacere dare la parola alla dottoressa Cristina Freguglia per l'illustrazione dei contenuti. Grazie. Dunque, lasciatemi. Lasciatemi però ringraziare la persona che è vicino a me, Alessandro Brunetti, che è il responsabile del settore, e tutte le persone che hanno collaborato all'Istat per questo risultato, che sono anche presenti, quindi potranno dare risposte eventualmente alle curiosità di tipo più tecnico. Allora, una considerazione preliminare, prima di illustrarvi i dati. Come diceva la professoressa, parliamo di un'innovazione metodologica, e quindi ogni qualvolta si introduce un'innovazione si produce quella che tecnicamente si chiama una rottura di serie. Tra l'altro non è solo l'innovazione, diciamo, della metodologia di stima della povertà assoluta ad essere stata protagonista dei dati del 22, ma a questa si aggiunge l'aggiornamento della popolazione sulla base delle ultime risultanze censuarie dell'autunno del 21,
e anche l'introduzione, sempre a partire dal 22, della classificazione COICOP, che è il COICOP 2018, cosiddetta, che è il risultato di un processo di revisione della classificazione precedente e che è stata approvata dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite come uno standard accettato a livello internazionale. Perché questa premessa? Perché una raccomandazione è quella di non confrontare i dati che verranno diffusi oggi con quelli precedentemente pubblicati l'anno scorso né negli anni precedenti. Perché quando si produce un break di serie storica è necessario ricostruire le serie storiche sulla base della stessa metodologia, in modo da appunto poter confrontare degli aggregati che siano stati costruiti, che sono stati costruiti con gli stessi criteri. Veniamo ai dati. Allora, in crescita gli indicatori di povertà assoluta nel 22, sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2 milioni e 180.000 famiglie, con un'incidenza pari all'8,3%, un dato appunto in crescita rispetto al 21, quando questa incidenza era pari al 7,7, e in crescita anche dal punto di vista del numero di individui coinvolti, oltre 5 milioni e 600 mila. L'incidenza per gli individui arriva al 9,7 da un 9,1 del 21. In gran parte il forte incremento è imputabile alla forte accelerazione dell'inflazione che si è registrata nel 22. Un'accelerazione, la variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo è stata pari all'8,7%, ma l'impatto è risultato particolarmente elevato per le famiglie meno abbienti. Per le famiglie primo quinto della distribuzione delle spese equivalenti per consumo è stata pari al 12,1%. Nel primo quinto della distribuzione ovviamente sono collocate anche le famiglie in povertà assoluta, contro un valore che per le famiglie più ricche, diciamo quelle dell'ultimo quinto, arriva appena al 7,2%. Quindi le spese delle famiglie meno abbienti, pur in forte crescita in termini correnti, non hanno tenuto il passo dell'inflazione, determinando un calo in termini reali della loro spesa equivalente del 2,5%. Considerate invece che per le famiglie più ricche abbiamo avuto un incremento, un segno positivo. Va precisato che l'incidenza di povertà a livello familiare sarebbe risultata più elevata se non ci fossero stati i bonus per l'energia e il gas, che sono stati fortemente potenziati nel 22, sia in termini di platea di famiglie a cui questi bonus sono stati dedicati, sia in termini di importo. Questi bonus hanno contribuito a contenere la crescita della povertà e si stima che questa misura ne ha ridotto l'incidenza di 7 decimi di punto. Ora, il profilo delle famiglie povere è in Italia un profilo, diciamo, ormai strutturale, si conferma più alta nel Mezzogiorno, con un'incidenza del 10,7%, dal 10,1 del 21, al sud in particolare arriva all'11,2%. Il centro d'Italia e il nord si collocano a una certa distanza dalle regioni del Mezzogiorno. In particolare nel nord si registra sì un aumento dell'incidenza di povertà, ma va dal 6,9 al 7,5. Nel centro aumenta dal 6 al 6,4, quindi siamo a una certa appunto distanza dalla situazione delle regioni del Mezzogiorno. Anche la crescita dell'incidenza a livello individuale vede un aumento più accentuato nel Mezzogiorno, da 11,8 a 12,7. Un incremento che è presente per la verità anche al nord, sia al nord-ovest sia al nord-est, mentre nel centro l'incidenza individuale è stabile intorno al 7,3%.
Nonostante nel Mezzogiorno risieda solo un terzo della popolazione, questa ripartizione conta così 2.500.000 individui in povertà assoluta, contro circa 2.298.000 poveri assoluti residenti nelle regioni del nord, dove risiede circa il 46% della popolazione. L'intensità della povertà assoluta, l'indicatore che misura in termini percentuali quanto la spesa mensile delle famiglie povere sia in media al di sotto della linea di povertà, cioè un indicatore che misura la gravità della povertà, quanto siamo distanti dalla soglia che ci consentirebbe di uscire fuori dalla povertà, mostra una leggera riduzione a livello nazionale. Dal 18,9 al 18,2, con andamenti leggermente diversi all'interno delle ripartizioni, ma comunque in riduzione nel centro e nel mezzogiorno è stabile al nord. Questo significa che le persone, le famiglie che sono cadute in povertà tra il 21 e il 22 non sono molto distanti da questa soglia, determinando appunto un'intensità media più bassa di quella che avevamo osservato nel 21. Come sapete, una condizione di particolare svantaggio colpisce la popolazione straniera nel nostro paese. L'incidenza di povertà assoluta tra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 28,9%, era il 28,1% nel 2011-21. E arriva addirittura al 33,2% per le famiglie che sono composte solamente da stranieri. Considerate che tra le famiglie che sono composte solo da italiani, l'incidenza di povertà è pari al 6,4%, quindi è molto, molto più bassa, anche se osserviamo un incremento di questa incidenza anche per le famiglie composte da soli membri italiani, che nel 21 era pari al 5,8%. L'incidenza di povertà assoluta tra gli individui stranieri è quasi 5 volte superiore a quella degli italiani e le famiglie con almeno uno straniero, in cui sono presenti minori, mostrano un'incidenza di povertà che è pari al 30,7%, circa 4 volte più elevata rispetto a quello delle famiglie di soli italiani con minori. La situazione, diciamo, degli stranieri, quando si assomma, diciamo, altre condizioni particolarmente critiche, come sono quelle di famiglie in cui è presente una persona di riferimento in cerca di occupazione, arriva a livelli particolarmente elevati. Infatti, l'incidenza di povertà assoluta tra le famiglie con stranieri in cui la persona di riferimento è disoccupato e in cerca di prima occupazione è pari al 40,5% contro un valore medio che per la popolazione in media appunto è del 22,4%. Quindi capite bene quanto, diciamo, la situazione degli stranieri sia particolarmente svantaggiata. Le famiglie in povertà assoluta sono nel 70% dei casi famiglie composte solamente da italiani. Ma il restante 30% è composto da famiglie con stranieri, anche se queste famiglie rappresentano solamente l'8,7% del totale. Si contano 1.270.000 individui con meno di 18 anni in povertà assoluta. Un'incidenza pari al 13,4%, un valore che è stabile rispetto al 21%, e la povertà è assoluta è in crescita rispetto al 21% per i giovani di 18-34 anni, e lo stesso andamento si osserva per gli over 65. Naturalmente l'incidenza di povertà assoluta tra gli anziani è decisamente più bassa rispetto al resto della popolazione, eppure si osserva appunto un lieve incremento da 5,5 a 6,3. Si confermano anche quest'anno i segnali di forte disagio per le famiglie numerose. L'incidenza di povertà assoluta raggiunge il 22,5% tra quelle con 5 o più componenti.
e segnali di peggioramento provengono in particolare anche dalle famiglie di tre componenti, da 6 e 9 a 8 e 2. Un certo disagio si osserva per le coppie con tre o più figli, qui la povertà ci va ad essere a colpire il 20%, quasi il 21% di queste famiglie, ma sicuramente la situazione è più grave per le famiglie con tre o più figli minori, dove l'incidenza arriva al 22,3%. Anche per le famiglie di alta tipologia, dove spesso coabitano più nuclei familiari, e questa è spesso una strategia per poter far fronte a condizioni di disagio di natura economica, si osservano valori elevati del 15,6, così come per le famiglie monogenitoriali con l'11,5. Istruzione, un elevato livello di istruzione, il lavoro sono elementi fondamentali di protezione contro la povertà. L'incidenza è maggiore per le famiglie con persona di riferimento che ha al massimo una licenza di scuola elementare oppure nessun titolo di studio. Per le famiglie con persona di riferimento occupata, inquadrata come operaio o assimilato, e una quota di poveri assoluti leggermente superiore alla media si osserva per i lavoratori indipendenti diversi da imprenditore o libero professionista. Come avevo già ricordato, le famiglie con persona di riferimento in cerca di occupazione sono interessate da un'incidenza di povertà assoluta del 22,4. Naturalmente, naturalmente per il quadro profilato, l'incidenza aumenta al crescere nel numero dei figli minori presenti in famiglia ed è elevata tra le famiglie con un solo genitore e in presenza di minori. L'incidenza della povertà tra le famiglie con minori evidentemente varia molto a seconda della condizione lavorativa e della posizione nella professione della persona di riferimento. L'incidenza va da 9,4 se la persona è occupata fino a 28,1 se la persona è in cerca di occupazione. Chiudo rapidamente con un cenno ai dati sull'incidenza di povertà relativa. Come sapete, la povertà relativa è una misura diversa rispetto a quella della povertà assoluta, una misura che tiene conto di una soglia convenzionale e per le famiglie composte da due persone si tratta di questa soglia di una spesa mensile pari o inferiore alla spesa media per persona del paese. Per famiglie di diversa ampiezza, ovviamente il valore della linea si ottiene applicando un'opportuna scala di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all'ammontare del numero di componenti, ma questa, diciamo, misura appunto confronta, diciamo così, la condizione degli individui rispetto al tenore medio della popolazione. E quindi se, diciamo, la distribuzione delle spese per consumi o dei redditi, nel caso si consideri appunto una variabile di reddito, come si fa con l'indagine sui redditi e le condizioni di vita della popolazione, se la distribuzione non cambia, diciamo, la sua forma, ma si sposta solamente perché tutta la popolazione subisce, diciamo, un miglioramento del proprio tenore di vita o viceversa un peggioramento del proprio tenore di vita, l'incidenza di povertà relativa non muta. Ed è esattamente quello che è successo tra il 20 e il 21. Le famiglie in condizioni di povertà relativa sono oltre 2 milioni e 800 mila, ma è stabile questa incidenza rispetto all'anno precedente. Il totale delle persone in povertà relativa sono 8 milioni e 600 mila, e però anche per questo indicatore l'incidenza è marcatamente più alta per le famiglie numerose, dove arriva addirittura al 35% delle famiglie con 5 o più componenti. Io ringrazio per l'attenzione e siamo a disposizione per ogni chiarimento. Grazie Cristina. Dunque adesso appunto come dicevo prima, siamo disponibili a raccogliere le domande. Solo una memoria importante di quello che dicevamo prima all'inizio dell'illustrazione dei dati. Il raffronto può essere fatto in questo momento solamente con i dati del 21, quindi la variazione della povertà assoluta che oggi stimiamo è 22 su 21, 350
57.000 individui in più sotto la soglia, 165.000 famiglie in più sotto la soglia. Entro la fine dell'anno verrà pubblicata la ricostruzione della serie, come diceva prima Cristina, e quindi si potrà fare un raffronto più approfondito. Se ci sono domande potete farle ora, basta appunto segnalare con la mano la prenotazione e io do la parola. Un'ulteriore aggiunta di contesto, se volete, questo report di oggi fa un passo avanti anche rispetto ai dati pubblicati venerdì da Eurostat sulle condizioni di vita, che c'è, a cui ha fatto un diretto riferimento poco fa Cristina, che sono appunto i risultati della famosa indagine EU-SILC che contiene i dati sul rischio di povertà in particolare e che fa un raffronto di tutto il sistema. Bene, noi siamo qui, ci sono 29 colleghi in ascolto, se ci sono domande su tutti gli aspetti che sono stati illustrati siamo a disposizione. Prego, anche i presenti naturalmente, se qualcuno dei presenti vuole fare domande, siamo qua. Naturalmente non sarà sfuggito l'aspetto, la singolarità, diciamo così, che il 22 è stato il primo anno, l'anno dell'iperinflazione, della prima forte inflazione del 2000, quindi, come diceva prima Cristina, un'incidenza è determinata anche da questo. Intanto, ecco, aspetta che vedo delle mani alzate. Dunque, Valentina Consiglio di Reuters è a seguire. Prego, Valentina. Se apre il microfono si sente. Non ti sentiamo, Valentina. Ora penso di sì. Perfetto. Mi sentite? Sì, buongiorno, sono Valentina Consiglio della Reuters e io volevo fare questa domanda. Come ci avete detto, chiaramente l'aumento della povertà è imputabile in larga parte all'aumento dell'inflazione e questo è evidente. Volevo sapere se avevate fatto anche delle riflessioni o comunque riguardo alla dinamica dei salari. Rispetto all'aumento della povertà, ovviamente, perché chiaramente la dinamica dei salari non ha seguito il trend dell'inflazione, quindi mi domandavo se per caso anche questo elemento era stato considerato tra gli elementi che poi vi hanno portato a questi numeri. Grazie. Ok, grazie. Beh, nel comunicato, come avrete modo di leggere con attenzione, mi immagino, si fa specifico riferimento alle condizioni di povertà assoluta quando la persona di riferimento nella famiglia è un operaio impiegato o assimilato, scusi, operaio assimilato. Questo è già un indicatore importante che ci permette di valutare quest'anno l'incidenza di quella che è chiamata working poor poverty, cioè la povertà di coloro che comunque un'occupazione ce l'hanno. Per quello che riguarda la dinamica, se il termine dinamica riguarda un andamento in serie storica, come è già stato spiegato prima da Cristina e poi da Davide, noi siamo in grado di ricostruire le serie soltanto dalla fine di quest'anno, quindi potremo anche accompagnare con uno studio dell'andamento del mercato del lavoro in serie storica, quando saremo in grado di avere tutta la serie storica ricostruita con il nuovo metodo sulla povertà assoluta. Anche Luca Cifone del Messaggero, la sua domanda qui è in presenza. Prego, Luca. Devo darti un po' di caso, ma mi domandavo se era in vista la rilevanza dell'inflazione per determinare questo fenomeno, se c'è in questa sede, se c'è in questa sede, ma come era stato fatto in passato in audizioni o in altre sedi, invece una valutazione di quanto questo effetto è stato contenuto dalle misure pubbliche, diciamo, anche magari di aiuto le varie misure. Sulle misure, sull'effetto delle misure. Su questo però non si è fatto niente. No. Presto ancora. Certo.
Dunque, diciamo che cioè lei ha chiesto se si può considerare, si possono considerare anche le misure Come dire, di... posso Sì. dire che sarei andata peggio se l'ITIS per sottostare le misure, Certo, sicuramente. qualcosa del genere. C'è stato, abbiamo fatto un lavoro lo scorso anno, che è stato pubblicato sul rapporto annuale, che ha evidenziato come la povertà avrebbe coinvolto 1 milione di persone in più qualora non ci fossero state le misure di sostegno al reddito. Quindi, guarda, Con questo nuovo metodo, insomma, più o meno. diciamo che la misura non è stata, cioè la stima non è stata aggiornata all'ultimo anno. Perché diciamo quello che era più importante, la novità di quest'anno era quella dei bonus, quindi ci siamo concentrati su quello, ma evidentemente se non ci fosse stato, appunto, non ci fossero state misure di sostegno, sicuramente la povertà sarebbe aumentata. Ecco, piccola integrazione dovuta solo per memoria: nel rapporto annuale dell'anno scorso, non di quest'anno, avevamo quantificato l'impatto del reddito di cittadinanza, quindi nell'anno prima della grande inflazione, che è una quantificazione, secondo me, di riferimento piuttosto utile, può essere ancora quella di prima. Se posso, a beneficio di tutti, tutti sapete che la povertà assoluta è calcolata in relazione a una soglia. Insieme a questi risultati ci sono anche quelli del calcolo delle soglie, soglie che sono differenti per composizione familiare. Abbiamo introdotto una classe di età in più. Quella credo oltre 74, si va da 0,3 fino a oltre 74 anni per 7 classi di età, varia per regione di residenza e per ampiezza del comune di residenza, aree metropolitane, parte centrale delle aree metropolitane, periferiche, con comuni con almeno 50.000 e un abitanti e altri comuni. Cioè, vi invito a consultare anche il materiale riguardo queste soglie, perché certamente, visto che l'inflazione ha avuto un impatto sulle misure di povertà, vedrete come ci sia una diversificazione territoriale delle soglie in relazione a questi parametri. Sarà fornito dall'Istituto, questo però all'inizio del 24, perché c'è bisogno di tempo per farlo bene, anche una versione nuova del calcolatore che fino a oggi ha accompagnato gli studiosi della povertà assoluta per poter determinare le soglie in relazione a questi parametri. Quindi a seconda dell'interesse conoscitivo poteva essere calcolata la soglia esatta in relazione appunto alla composizione familiare, alla regione e ora anche all'ampiezza del comune di residenza con distinzione fra aree metropolitane centrali o periferiche. Grazie Monica. Se ci sono altre domande, siamo qui. Non la vedo. Prego, allora, chi ha alzato la mano può aprire il microfono e parlare. Ah, Ah, mi ha lasciato, scusa, non ho visto la chat. Dunque, avete stimato il peso del bonus per le bollette? La domanda che ha fatto prima Luca è, diciamo, non c'è una stima puntuale diretta, naturalmente. Reddito e cittadinanza, abbiamo detto prima, il riferimento, l'ultimo dato che No, è dice per il per il bonus. Allora, sì, per il bonus, certo. bonus. Sì, no, dice, avete stimato, è affermativa. Avete stimato il peso del bonus per le bollette sul contenimento della povertà? Si può stimare anche quanto ha inciso il reddito di cittadinanza? Questa era la domanda precisa. Non so se si può dire qualcosa di più. No, quello che abbiamo detto prima. Tanto siamo saliti a 31 in ascolto, io appunto, abbiamo detto molte cose, insomma, se Pronto? ci sono domande, prego. Chi voleva? Ah, no, no, avevo capito che Alessandro voleva aggiungere qualcosa, no. Se non ci sono domande, intanto ci ha Mi raggiunto. sentite? Posso parlare?
Chi sei? Nicola Pini, Avvenire. Ok, grazie, vai. Sì, no, avevo fatto io quella domanda sulla chat prima che il collega la facesse, quindi ovviamente ormai era in ritardo. No, mi chiedevo, chiedo scusa se per caso l'avete già detto, ma ho avuto un attimo di stacco, se c'è un'incidenza, un dato sull'incidenza della povertà tra le famiglie in cui i componenti lavorano, in cui almeno uno lavora, proprio per cercare di capire le dimensioni del lavoro povero. Grazie. Grazie Nicola, Nicola Pini di Avvenire. Intanto c'è un'altra domanda, ci leggo, intanto ci proviamo per rispondere a Nicola. Nell'area del mezzogiorno ci sono situazioni più gravi di altre, perché? È una domanda di Vincenzo Fioresco. Prego, Cristina. Allora, comincio dall'ultima, sì, certo, nel senso che naturalmente noi vi abbiamo dato i risultati principali, analizzando una variabile alla volta, diciamo così, quindi la residenza, la classe d'età, la condizione professionale, ma quando si incrociano tra di loro, si sovrappongono più condizioni sfavorevoli dal punto di vista della condizione socio-economica, evidentemente la povertà tende ad aumentare, quindi non parliamo poi se si... Ad esempio, sommiamo la residenza nelle regioni del mezzogiorno con la cittadinanza, quindi cittadinanza, famiglie numerose, famiglie con minori, famiglie residenti nel mezzogiorno, evidentemente sono diciamo, in condizioni particolarmente critiche. E questo avviene in tutte le aree del paese, ma insomma, appunto, a seconda di quello che andiamo a considerare. Per quanto riguarda i cosiddetti working poor, evidentemente il lavoro di per sé non protegge completamente dal rischio di cadere in condizioni di povertà assoluta o comunque in generale di disagio economico e deprivazione, e lo dimostra il fatto che l'incidenza, diciamo, con l'incidenza di povertà per le famiglie con persona di riferimento occupata, che è inquadrata come operaio, come assimilato, lo ricordava la professoressa Pratesi prima, arriva al 14,7%, quindi è un livello particolarmente elevato. E tra le famiglie, diciamo, con persona di riferimento occupata, che comunque presentano un'incidenza superiore alla media, ci sono anche quelle in cui la persona di riferimento è un lavoratore indipendente, quando non è un imprenditore o un libero professionista, evidentemente invece è un tipo di posizione rispetto al mercato del lavoro più avvantaggiato. Bene. Dunque, se non ci sono altre domande, noi... Vabbè, ecco, aspetta, ce n'è un'altra, aspetta che leggo. Allora, potete per favore ripetere qual è la percentuale dell'impatto dell'inflazione per le famiglie povere e per quelle ricche, assegnato 12,7% e 7,2% tra i due, credo sia riferimento tra i due condividi. Non so se c'era. Com'era 12? Cioè 12 e 1 è l'impatto per il primo quintile, le famiglie meno abbienti, 7 meno abbienti e 7,2 è per quelle più abbienti. Ecco, questo è un divario che abbiamo visto, questa è un'altra statistica, quella. Quindi è 12,1, non 12,7. 12,1 anziché 12,7, sì. Questa è una statistica che vediamo trimestralmente e leggendo un calo, diciamo, dell'inflazione, abbiamo visto che questo divario si sta un po' stringendo. Magari Alessandro puoi dire qualcosa su questa dinamica. Sì, questo impatto è misurato dall'indice dei prezzi al consumo per classi di spesa che vengono pubblicati trimestralmente dall'ISTAT nel 2022, appunto la variazione che abbiamo misurato per le famiglie del primo quinto, quindi quelle che hanno livelli di spesa equivalenti più bassi, è pari al 12,1%, mentre per le famiglie che hanno dei livelli di spesa equivalenti più elevati, quindi quelli possiamo considerare più abbienti, la variazione in media d'anno, quindi 2022 su 2021 pari al 12,1%, ci sono
quindi circa 5 punti di inflazione a sfavore delle famiglie più povere. Questo divario, naturalmente, risente del fatto che l'accelerazione dell'inflazione del 2022 è stata soprattutto riportata dagli aumenti del settore alimentare e del settore energetico, che hanno un peso sui bilanci delle famiglie con minore capacità di spesa, sicuramente più elevato di quelle invece più abbienti. Poiché il 23, visto invece un'inflazione in rallentamento, e il rallentamento appunto in questo caso riflette in particolar modo nelle dinamiche dei prezzi del settore energetico e solo dalla primavera anche nel settore alimentare, questo differenziale, questo gap di inflazione si è progressivamente richiuso. L'ultimo dato disponibile, quello di settembre, vede diciamo un differenziale sempre a sfavore delle famiglie meno abbienti di circa un punto percentuale, quindi insomma la dinamica dei prezzi si sta portando tutta una chiusura di questo gap, che probabilmente continuerà a chiudersi anche così. C'è un'altra domanda di Antonella Cinelli della Reuters, in riferimento al 14,7% di famiglie in povertà assoluta, con la persona di riferimento operaio assegnato. Qual è la media della zona euro di questa povertà? Ecco, come dicevamo prima, appunto, qui il tema è la povertà assoluta. Prego. Diciamo che mi piacerebbe dare una risposta precisa. Purtroppo, come ho detto in apertura, Istat è l'unico istituto dell'Europa attuale che provvede a fornire stime della povertà assoluta, quindi non ho termini di paragone, o meglio, li potrei anche avere, ma questo vorrebbe dire aver lavorato noi in Istat con questi strumenti sui dati di tutte le altre indagini sui consumi rinnovati secondo la classificazione COIPCOP. Quindi si potrebbe rispondere a questa domanda, l'istituto potrebbe rispondere a questa domanda fra 2 o 3 anni, non lo so se all'epoca avrebbe ancora rilievo. Posso aggiungere? Prego, no, prego. Volevo aggiungere che per poter rispondere a questa domanda, forse Monica ce ne vorrebbero anche più di tre, perché dovremmo acquisire tutta una serie di dati e di fonti di dati a livello europeo, a cui noi tra l'altro non abbiamo sicuramente accesso, e quindi insomma sarebbe piuttosto difficile davvero. Volevo dire che l'Unione Europea però ha avuto un'attenzione particolare nei confronti della nostra metodologia, ci ha, come dire, additato come una best practice, e tuttavia proprio per la difficoltà, l'impegno, come dire, la necessità di investire molte risorse umane e anche non solo dell'Istituto Nazionale di Statistica, ma anche degli esperti esterni all'Istituto Nazionale di Statistica, che diciamo ha frenato la diffusione di questo tipo di l'adozione di questo tipo di indicatore anche da altri paesi dell'Unione Europea. Come sapete, siamo in una fase storica in cui tutti soffriamo per una disponibilità di risorse non abbondanti, e quindi ogni paese fa le sue scelte metodologiche, e sicuramente fa delle scelte metodologiche che sono imposte dai regolamenti europei. Al momento regolamenti su questo tipo di indicatore ancora non esistono, e quindi è difficile che altri paesi adottino una metodologia simile, perché poi bisogna anche dire che non è una metodologia che si può tout court esportare ad altri paesi, perché ogni paese ha le sue peculiarità, come dire, culturali, e quindi quando noi andiamo a stimare, a individuare e a valorizzare un paniere che deve essere considerato come un paniere che consente una vita dignitosa, una vita che evita gravi forme di esclusione sociale, questo paniere può essere diverso da paese a paese, perché quello che vale per un paese come l'Italia potrebbe non valere per un paese del nord Europa. Quindi c'è tutto un lavoro anche appunto definitorio, e non è nemmeno detto insomma che la comparabilità di questi dati potrebbe essere
una insomma raggiunta in maniera insomma facile, come dire. Quindi insomma la metodologia è una metodologia complessa e quindi è caratteristica del paese che la produce, che la determina. Chiara Brusini, se apre il microfono puoi fare la domanda. Sì, buongiorno. Volevo sapere che cosa riconducete il maggior aumento di povertà assoluta al nord rispetto che al sud. Risponde? Se può ripetere la domanda perché eravamo al nord rispetto al sud. Ma... appunto, come abbiamo detto, uno dei fattori che ha comportato un impatto maggiore su questa crescita della povertà è l'inflazione. Attualmente gli indicatori che vediamo prima, i prezzi per classe di spesa, vengono calcolati solamente a livello nazionale e quindi non abbiamo questa informazione, però il segnale che arriva è inequivocabile, quindi l'elemento inflazione è quello che è, qualche modo è responsabile più di altro di questo aumento di incidenza. Bene. Cioè, scusate, ma non ho capito, c'è un maggiore impatto quindi sulle famiglie del nord rispetto a quelle del sud? Dell'inflazione. Adesso di quantificare che passi di spesa, quelli che abbiamo richiamato in precedenza, che sono calcolati solo con a livello nazionale, quindi non è un dettaglio ripartizionale. Però il segnale, ripeto, è quello lì, quindi evidentemente anche nelle regioni, diciamo, in tutte le regioni, in particolare è un riferimento per quelle del nord, è da ritenere che l'inflazione sia stato l'elemento più importante del determinare gli aumenti. Però ecco, la quantificazione esatta non siamo in gravità perché non abbiamo un dettaglio territoriale di questi indicatori. Prego. Sì, a completamento di quanto detto a proposito degli scenari europei, mi corre obbligo segnalare che in realtà la Commissione europea ha studiato il tema. C'è un rapporto del 2021 fatto dal Joint Research Center di Varese. Il titolo in inglese è Measuring and Monitoring Absolute Poverty. Sono molti autori. Vi consiglio casomai la lettura perché qui ci ha spiegato un po' qual è lo stato dell'arte della misura della povertà assoluta nei paesi dell'Unione e viene rappresentato con dovizia di particolare il caso italiano. Okay. Si trova online. Sì, abbiamo collaborato a quel rapporto ed è proprio lì che l'esperienza italiana viene considerata come un'esperienza a cui guardare. Insomma. Va bene. Allora, se ci sono altre domande, se no possiamo anche fermarci qui. Come di consueto, la diffusione del rapporto, dopo la diffusione del rapporto, i nostri referenti sono a disposizione dei colleghi che avessero bisogno di approfondimenti, interviste. Io, se non ci sono altre domande, ricordo solo appunto l'appuntamento che è stato evocato all'inizio dell'incontro dal professoressa Prontesi del 7 novembre, quando qui in istituto, con un evento dedicato, forniremo una ampia illustrazione del lavoro che è stato fatto dalla commissione di esperti, la nuova metodologia, come è stata basata, come è stata ponderata. Ricordo che nella stima della povertà assoluta dal 98, quindi sono oramai quasi 25 anni che si fa, e quindi appunto il 7 novembre sarà un ulteriore momento di occasione per approfondire questo lavoro. Io ringrazio tutti e buon lavoro a tutti.